Questo video contiene spoiler sul film di Steven Universe, perché oggi parliamo di Spinel, la cattiva del film. E quindi, se non avete visto il film, chiudete ora perché sto per dire che, oh mio Dio, è la cosa più crudele che Diamante Rosa abbia mai fatto. Diamante Rosa ha fatto molte cose cattive nel corso della sua vita, fra cui, per esempio, sapere che i diamanti lanceranno la corruzione e scegliere di salvare le tre o quattro amiche che ha intorno a lei e non tutte le altre Crystal Gems, o rinchiudere una delle Crystal Gems all'interno della criniera di un leone per impedire alle altre di parlare con lei, o un sacco di cose abbastanza discutibili, ma quasi sempre la spiegazione è sempre stata, insomma, ma sì, i diamanti in realtà sono quelli cattivi. E Diamante Rosa era solo la loro vittima perché loro erano. Ok, stavolta no. Stavolta Diamante Rosa aveva un giullare con cui giocava in un giardino sperduto nello spazio e l'ha abbandonata quando è partita per la ribellione, decidendo per lei, senza farle sapere che cosa davvero era successo, abbandonandola lì e dicendole: facciamo un gioco. Tu te ne stai qui, ferma. E vedrai quanto è divertente. E Spinel è stata lì, ferma, per 6.000 anni, aspettando il ritorno della sua amica. Ed è rimasta fedele alla sua amica. Cioè, dopo 5.000 anni poteva già dire: andate tutti a quel paese. No, non l'ha fatto. È rimasta lì ad aspettare ancora. Ancora, e sarebbe rimasta lì per sempre se solo non fosse arrivato questo messaggio in loop della storia di come Diamante Rosa ora si chiama Quarzo Rosa e ora invece si chiama Steven e vive sulla Terra nel suo per sempre felice e contenti con nuovi amici, con un nuovo posto in cui vivere, dimenticato completamente della sua amica Spinel, che è rimasta lì ad aspettare che lei tornasse per sempre senza mai ricevere notizia di nulla. E ora Steven ha il suo per sempre felice e contenti. Ora nemmeno i diamanti sono più cattivi. C'è solo lei, rimasta immobile come una cretina a fidarsi della sua unica amica. E impazzisce! Che altro potrebbe fare? Impazzisce, Spinel! Impazzisce e basta! E decide di presentarsi sulla Terra! E fare un giochetto con noi. Questa bellissima gemma anni 30 ha la fantastica idea di presentarsi come la morte. Si presenta con una falce e una clessidra. Dicendo in poche parole a Diamante Rosa: è giunta la tua ora. La finiamo qui? Ci sono molti fini che una gemma può fare perché tu puoi corromperla, ma c'è una cura alla corruzione se tutti e quattro diamanti si uniscono. Oh, ma potresti frantumarla, ma sembra che ci sia una cura anche a quello, visto che Steven collabora tranquillamente col grappolo come se fosse una sua amica e parla tranquillamente con pezzi di gemme frantumate, oppure magari le può curare e rimettere assieme. Quindi che cosa c'è di peggio che cancellarle? Per sempre. Obliterate, trasformate in gemme. Semplici gemme. Gemme che ora devono essere riprogrammate da capo, come perla. Che deve tornare ad essere la perla di Diamante Rosa e essere al suo servizio. Cosa c'è di meglio che una vendetta dove tutto ciò che Diamante Rosa ha creato improvvisamente non c'è più? La morte. Semplicemente la morte. Una cupa mietitrice arrivata dal cielo con la sua clessidra. Fateci caso, il suo iniettore ha forma di clessidra. Come, beh, uno dei simboli della morte. Un'enorme clessidra che ricorda agli uomini che, ah, memento mori! Ricorda che devi morire, che il tempo scade e non sai quando è che scade e quando scadrà tu sei mio. E la morte che si presenta con una falce, la falce perché la falce colpisce tutti, perché la falce quando veniva usata sull'erba tagliava tutto quanto alla stessa altezza, ricchi, poveri, giovani, vecchi, ammazza tutti, perché la morte non fa distinzione, la morte non dà una morte meno dolorosa a chi è buono e più dolorosa a chi è cattivo, la morte è uguale per tutti, la morte è mortale, la morte arriva per forza e colpisce e non ci puoi far nulla,
non c'è assolutamente nulla che tu possa fare per impedire alla morte di ucciderti. Perché non c'è nulla che tu possa fare per fermare Spinel. Perché lei ormai è pazza. Totale follia. Perché è stata abbandonata. Perché lei già aveva un problema mentale. Lei già non riusciva ad essere seria. E qualcuno l'ha abbandonata per sempre. Con un'enorme bugia. Con un'enorme promessa. Con un'enorme presa per i fondelli. Con un enorme tradimento. E... addio. Semplicemente addio. Vado a vivere sulla terra. Su una casetta simpatica in riva al mare. E chi parla più di Spinel? Che fine ha fatto Spinel? Chi se ne frega di Spinel? Abbandonata per sempre. È ovvio che dovesse diventare la morte. Perché la trasformazione di diamante rosa in quarzo rosa era dovuta alla vita. Allo scoprire l'importanza della vita, la bellezza della vita, la mutevolezza della vita. Il cambiare, il continuare a crescere, il maturare. Una cosa che ha sempre affascinato Diamante Rosa. E poi c'è Spinel, che è rimasta ferma per sempre. L'esatto opposto della vita, la morte. Ciò che ha fatto cambiare Diamante Rosa e ha fatto girare la sua gemma è stata la vita. Il motore stesso della vita, l'inizio della vita. Tant'è vero che lei ha voluto dare vita a Steven. Mentre Spinel è stata mossa dalla morte. Lei ha girato la sua gemma. Lei è cambiata, lei si è trasformata, perché la morte l'ha cambiata. La morte sotto vari punti di vista. La morte che può essere l'attesa, il deterioramento, il fatto che il suo pianeta si sia lentamente trasformato in una landa desolata, con piante che crescevano e che morivano, in un cielo che continuava a muoversi e tutto che continuava a essere fermo, immobile, in attesa di Diamante Rosa, senza che nulla succeda in attesa di Diamante Rosa. Terribile. Terrificante, orribile. Ma la morte, anche perché è come se Diamante Rosa per Spinello fosse morta. Come se Spinel avesse dovuto semplicemente accettare che Diamante Rosa non c'è più, cosa che effettivamente ha fatto. Perché è così che funziona la morte. Come ha fatto Diamante Rosa, qualcuno se ne va. E non tornerà mai più. E tu devi solo accettarlo, non puoi farci niente. Come dice Steven, la persona che è morta non può fare nulla per impedirti di star male. E trovare un colpevole per la sua morte non migliora le cose. Tu puoi solo lavorare su te stessa. Tu puoi solo migliorare te stessa. Tu puoi solo sperare di riuscire a cambiare e di andare avanti. Ma Spinel non vuole farlo! Spinel ha preferito essere lei stessa la morte e causare la stessa cosa a qualcun altro. Perché non diventare completamente pazza? Perché non passare all'essere tu a decidere chi sopravvivrà e chi no? Spinel che decide di cambiare ora che ha la consapevolezza della morte, ora che sa che tutto finisce. Ora che sa che non ci può fare nulla e che neanche gli altri ci possono fare nulla. Ora che sa che la morte esiste e che non l'ha accettata. Vi è mai capitato che morisse qualcuno a voi caro? Perché succede. Succede quella cosa dove sparisce all'improvviso. Dove un attimo prima c'era, un attimo prima gli parlavi, un attimo dopo non gli puoi più parlare. Dove ogni tanto magari lo rivedi, lo incroci perché incroci casa sua e lui non c'è e non l'hai incrociato e non c'è più. E lo realizzi ogni volta e all'inizio nemmeno ti rendi conto che non c'è. E poi col passare del tempo ti rendi conto del fatto che non potrai mai più rivederlo. Che non ci puoi fare nulla. Che semplicemente ora non c'è più. Che tutto cambia. E che ora devi farne a meno. E non si può tornare indietro. E non è giusto. Non è mai giusto, perché raramente le persone muoiono quando ormai hanno fatto una bella vita. La gente a volte muore giovane. A volte c'è un incidente e la persona non c'è più. All'improvviso e basta. E non ci puoi fare nulla, ripeto, nulla. È finita, così, all'improvviso. Non c'è un senso, non c'è un motivo. E puoi cercare dei colpevoli, puoi cercare di capire chi è stata la causa di tutto questo. Ma non ti darà soddisfazione, non servirà a nulla, non ti porterà da nessuna parte. E farlo soffrire non farà cambiare nulla se non creare altra sofferenza. E quindi, che puoi fare? Stare lì?
e soffrire. E basta. Spinel arriva sulla Terra con l'intenzione di vendicarsi. E quando perde improvvisamente la memoria, per caso, perché viene colpita lei stessa dalla cupa mietitrice, che stavolta è Steven, che prende il posto di Spinel, beh, solo questo riesce a fare in modo che le ragioni per un attimo. Fa in modo l'unica cosa che le permette di fidarsi di Steven. E dopo che si è fidata di Steven per un attimo, Steven la tradisce. Steven le chiede di rimuovere l'iniettore e basta. La mette di nuovo da parte. Non le allunga la mano come ha fatto con tutte le Crystal Gems, come ha fatto anche con Rubino. Ormai dà per scontato che tutti possono essere buoni, dà per scontato che le cose si possono risolvere. Perché? Perché è maturato, perché sa come funziona il mondo. E la presunzione di sapere come, sa, di sapere come andranno le cose è ciò che rovina Steven. Steven deve accettare di essere solo e che deve bastare a se stesso. E quando le altre gemme non ci sono più, fa di tutto per cercare di recuperarle, senza capire che è lui che deve rispondere delle sue azioni, è lui che deve andare avanti ora. E quando le gemme perdono tutto e smettono di esistere, Steven va ancora a cercarle, che da un lato è bellissimo, da un lato è giusto. Dall'altro è il motivo per cui Steven non riesce a risvegliare la sua gemma. Il motivo per cui Steven perde i poteri. Il fatto che lui non sta più cambiando. Sta cercando di riaggrapparsi al passato. Steven sta facendo fatica ad accettare che qualcuno semplicemente gli abbia portato via tutto ciò che amava. Che è normale, è assolutamente logico. Così come è logico il comportamento di Spinel. Che è furiosa. Che è folle. E che è dipendente da Diamante Rosa e non può accettare che lei non ci sia più. E non fa come Perla o Diamante Blu che soffre con la tristezza. O come Diamante Giallo che matura la cosa e decide di non preoccuparsene più. O come Diamante Bianco che non è mai fregato nulla. O come Ametista che ha avuto difficoltà ad accettarlo ma l'ha accettato. O come Garnet che si è fatta forza per gli altri. No, Spinello ha la reazione che tutti noi avremmo avuto. Si incazza come una bestia perché non è giusto, non è corretto, non c'è niente di buono in tutto questo. E come può mai fidarsi di Diamante Rosa dopo una cosa del genere? Non lo fa. Non lo fa assolutamente. La rappresentazione della morte nel corso dei secoli è stata sempre meravigliosa. Non so se conoscete la danza macabra, ma è una rappresentazione artistica che potete tranquillamente cercare su Google, che vede degli scheletri che ridono, scherzano e giocano ballando tutti quanti assieme. Perché è così che è prevista la morte, come una cosa dopo la quale noi saremo felici, perché ci danno un sacco di consolazioni sulla morte, sul fatto che dopo la morte ci sarà il paradiso se sei stato bravo, o l'inferno, ma nessuno va all'inferno, nessuno va all'inferno. E poi non bisogna mai pensare al fatto che se tu vai in paradiso magari la persona che ami andrà all'inferno. E che razza di paradiso è se le persone a cui tieni sono all'inferno? Perché è una magra consolazione. Una consolazione che ti dice: oh, ci saranno 72 vergini, oh, ci sarà tutto quello che desideri. Tutto il cibo che vuoi, tutto quello che hai sempre desiderato, tutti i tuoi cari tutti assieme, tutto, non avrai più bisogno di nulla, un sacco di consolazioni per dirti: no, tranquillo, la morte non è una cosa brutta. Ma sorpresa, la morte è una cosa brutta. E quando le persone muoiono si soffre. E non è giusta. E colpisce all'improvviso. E Spinel non può accettarlo. E quindi se la prende con Steven. Perché Steven è la causa e la conseguenza di tutto questo, perché Steven è Diamante Rosa e al tempo stesso la conseguenza di Diamante Rosa, e con la Terra. Perché? Perché è la Terra. Lei ha un odio cosmico verso la Terra, un odio incredibile verso la Terra, perché la Terra è sia il motivo per cui Diamante Rosa se n'è andata, sia il motivo per cui Diamante Rosa non è tornata. La Terra è quella che ha portato via Diamante Rosa. La Terra, con la sua vita, ha portato all'interno delle gemme anche un concetto nuovo, il concetto di morte. E come fa una gemma, come vi avevo già detto, ad accettare un concetto così assurdo come la morte? Una cosa che per una gemma non esiste nel modo più assoluto. Perché mai dovrebbe esistere la morte? Per una gemma che è immortale, che durerà per sempre, e che può aspettare per 6.000 anni che ritorni la sua amica, ma non tornerà mai più. Diamante Rosa è maturata e l'ha abbandonata.
Questo può essere la morte, può anche essere la fine di un'amicizia, può essere una cosa più semplice. Vi è mai capitato che finisse un'amicizia? Perché le amicizie è così che funzionano, finiscono. O perché qualcuno muore prima, o perché le amicizie sono destinate a finire. Possono durare 5 anni, 10, 20, 30, 80, 100. Ma le persone cambiano, le persone crescono, è così che va la vita. E questo è il bello della vita, è un continuo cambiamento, è questo che piace a Quarzo Rosa, il fatto che tutto continua a trasformarsi, nulla è mai lo stesso, ci sono continue novità. Solo che il fatto che ci siano continue novità significa che devi anche accettare quando tutto finisce. E che devi accettare che non ci sarà mai un per sempre felice e contenti, come realizza Steven alla fine del film. Perché il per sempre felice e contenti è frutto di un continuo ed eterno lavoro che non smette mai. E va avanti. Molte persone vengono abbandonate, magari come Spinel hanno sbagliato in qualcosa. Spinel era quella che non riusciva mai ad essere seria. E forse Diamante Rosa ci ha provato a spiegarle che in realtà lei se ne stava andando perché era maturata, che in realtà lei se ne stava andando perché aveva bisogno della terra, che in realtà. Però come poteva Spinel capirlo? Con la sua infantilità, come poteva capirlo? È stata abbandonata anche per colpa di se stessa. E anche per colpa del fatto che Diamante Rosa sia una fo. Non posso dirlo su YouTube. Però avete capito che cosa stavo per dire? E Diamante Rosa è la persona più meravigliosa e più orribile che possiate mai conoscere. E questo può far male a qualcuno come Spinello. Può far male a. Beh, molte persone. Può far male per la corruzione, può far male ai diamanti, può far male a un intero pianeta. Può far male a Steven che lo abbandona. Può far male a Steven, ma anche a Greg, ma anche a Pearl, ma anche a Garnet e Ametista. La morte è una cosa che abbiamo dovuto accettare fin dall'inizio di Steven Universe. Perché Steven Universe inizia con una morte, no? Inizia con la morte di Quarzo Rosa. E procede con una morte. Con il cambiamento. Vita, morte e amore e pace dentro ad ogni cuore. Dimmi tu cosa c'è di meglio di pace e amore intorno a te. Ma c'è anche la morte. Life and death and love and birth. Che bello, vita, morte e amore. La cosa meravigliosa che è la Terra. Ma terribile da accettare. Impossibile da accettare certe volte. E chi può mai scegliere chi deve vivere e chi no? Nessuno. E chi può mai scegliere chi ogni tanto se ne deve andare dalla tua vita o chi no? A chi magari, beh, non puoi più. Le persone con le quali non puoi più vivere. Perché se ne devono andare, si trasferiscono, hanno una nuova vita. Perché cambiano. Le persone cambiano. Se ne vanno da te e non ci puoi far nulla. Altre volte arrivano. A volte non se ne andranno fin dopo la tua morte. A volte se ne andranno prima. Il punto è che. Forse Spinel si sarebbe anche unita alla ribellione. È semplicemente ingiusto quello che le è successo. E Spinel è impazzita. E come ogni persona pazza, ogni persona che non è in grado di ragionare per bene, perché non riesce ad essere seria, perché continua a ridere e scherzare fino ad essere odiosa, come ogni persona che è in difficoltà in questo modo non andrebbe mai abbandonata. E andrebbe accolta da una famiglia. Come succede alla fine con i diamanti. Non c'era fine migliore per lei. Che essere accolta dalla sua famiglia, che la riconosce in quanto persona bisognosa di aiuto, persona bisognosa di un po' di affetto e di essere seguita perché non è autosufficiente. Perché non ha indipendenza, perché dipende da Diamante Rosa, dipende dalla vita, dipende dalla morte. E non può accettare molte cose che spesso non hanno senso. Alla fine, ad aver trasformato Spinel è la solitudine. Alla fine lei è una sorta di apoteosi di tutte le gemme che abbiamo conosciuto finora, a cui Steven ha fatto cambiare idea. Alla fine Spinel è solo una delle tante gemme che hanno dovuto soffrire, solo che stavolta la cosa è rappresentata meglio, perché anche Steven ha fatto un errore. Perché Steven non l'ha saputo aiutare, perché Steven è stato egoista per una volta. E se ci fate caso, maturando è stato quello che non ha dato per scontato che fosse buona. L'ha odiata. L'ha attaccata. L'ha uccisa. Steven sta cambiando. E sapevo che prima o poi sarebbe arrivato a fare errori. E
Guarda caso, Steven ha fatto molti errori in comune con sua madre ora. Non vi aspettate una morale! È così che finisce. Come la vita. Tu stai facendo un discorso, e nel bel mezzo del discorso tutto finisce. Troverà in giardino quello che ti aspetta, dove la lasciasti tanto tempo fa. La ritroverai tutta scolorita, di certo noterai, ormai è sbiadita, sempre lì dove.